Bene, benvenuti a questo tutorial che spiegherà come installare il CMS Joomla sul proprio server locale, quindi sul proprio computer, e che però praticamente sono le stesse informazioni che sono necessarie per installarlo su un server remoto e quindi su un dominio in internet. Semplicemente invece che installarlo nel locale basta avere un programma FTP che consente di caricare in rete il pacchetto. Vediamo subito come installare il CMS. Ovviamente installandolo in locale noi dobbiamo avere già un web server installato nella macchina. Ove qualcuno non ce l'avesse e non sapesse come installarlo, rimando al video su come installare il server locale. Su quando si installa ovviamente in rete bisogna avere utilizzare un server web appositamente settato per Joomla, quindi con linguaggio PHP, Apache, eccetera, eccetera. Qui ci concentriamo solo sull'installazione. Allora, per installare il pacchetto Joomla bisogna andare appunto sul sito joomla.it e cercare l'ultima versione rilasciata. In questo caso è questa. E ovviamente cliccare su download. Ci si presenta la possibilità di scaricare, io l'ho già fatto per velocizzare i tempi e ho già Joomla nella mia cartella di download. Eccolo qua. Una volta che ho questa cartella zippata, devo dezippare il contenuto e metterlo all'interno del mio server web che si trova nel mio server web che è C, perché io uso un server web Zend, sto sbagliando, è sul programma, sembra, sì, eccolo qua, Apache htdocs. Ok, questo è il mio server web, ovviamente creerò una cartella apposita per contenere questo Joomla, la chiamerò Joomla. All'interno di questa cartella metterò i file che ho scaricato da internet. Perfetto. Ora, mentre i file vengono messi nella cartella, posso andare nel mio server locale, che è localhost, e accedere alla pagina in cui ho installato il pacchetto Joomla. Ovviamente non ho ancora finito di caricarmi i file. Dovrebbe aver quasi finito. E quindi mi presenterà le opzioni per l'installazione. Essendo la prima volta che entro nel mio server, quindi trova il file, si attiva automaticamente il file di installazione di Joomla. Posso scegliere la lingua, in questo caso ce ne sono solo due, perché ho preso una versione della cosa italiana. Subito mi controlla la situazione del server e mi dice se tutto è a posto, in questo caso sì, come vediamo. Quindi procediamo. Qui c'è praticamente il contratto di licenza, che andrebbe letto tutto. Bene, qui cominciamo ad avere la disposizione delle caratteristiche per installare il pacchetto e farlo comunicare col database. Allora, tipo di database MySQL, localhost è dove si trova il database ed è tendenzialmente localhost a meno che non sia indicato diversamente. Il nome utente è il nome utente del database, questi sono tutti i dati che vengono dati se si è in locale, vengono impostati direttamente quando si installa il server locale, se si è in remoto vengono dati dal proprio host quando si fa un contratto di hosting, appunto. Allora, abbiamo un problema di aver bisogno di un database. Il database non è presente, quindi lo devo creare dandogli un nome coerentemente corretto con il tipo di installazione che sto facendo. L'ho chiamato in questo caso Joomla. Attraverso il mio myadmin creo il database Joomla. Qui ovviamente ripeto lo stesso nome del database, la password nel mio server locale non c'è. Questo è il prefisso delle tabelle. Per il resto è tutto a posto, si può continuare. Se non ci sono errori, mi dirà che Joomla è riuscito a contattare il database.
a sua volta mi chiederà se voglio installare dei dati esempi per non avere completamente vuoto il sito, io gli dirò di sì. Qui mi chiede se voglio attivare l'FTP layer e tendenzialmente preferisco di no. Qui la configurazione avanzata ci dà la situazione dove si trova praticamente il nostro server e quale porta sta usando. Non ci interessano queste cose qui. Possiamo lasciare così com'è. Allora, qui vuol dire che abbiamo comunicato con la database, funziona perfettamente, quindi ci chiede le prime caratteristiche del sito. Qui metteremo il nome del sito. Ci chiede un'email per comunicare, sempre bene mettere l'email reale perché soprattutto quando si è in server remoto. Ci chiede una password. Questo è il nome dell'account dell'amministratore, cioè quello che amministrerà il sito. Qui ci chiede di installare dei dati esempi, gli diciamo di sì, in modo da avere comunque qualche materiale su cui lavorare all'interno del CMS. Nel momento in cui uno è già esperto, questa cosa qui si può saltare. Se è la prima volta, è bene pubblicare dei dati esempi perché servono per vedere esattamente come viene impaginata il materiale, insomma, come viene usata la ricorda. Bene, a questo punto l'installazione è finita, ci chiede di eliminare la cartella installation dal nostro server. Questo va fatto qui in locale, basta andare qui ad eliminare appunto che siamo nel server locale questa cartella. Nel remoto dovremmo usare un file FTP. Abbiamo disinstallato la cartella installation, quindi il sito sarà visibile. E questo è come si presenta il sito in effetti, con un template molto, molto di base, diciamo. Abbiamo già comunque un menu, un'intestazione con del contenuto, eccetera, perché abbiamo scelto di installare dei dati esempi che sono questi. Questa è l'installazione di Joomla. Vediamo velocemente come amministrare il sito. Andiamo in amministrazione. Ci chiederà ovviamente il nome e la password, che sono quelli che abbiamo fatto noi durante l'installazione. Vedremo il pannello di controllo di Joomla. Il pannello di controllo di Joomla è sviluppato secondo delle icone, le vediamo qua. Ovviamente non possiamo vedere tutto, vedremo solo per sommi capi. Abbiamo, per quanto riguarda la gestione del contenuto, nuovo articolo e gestione articoli. Essenzialmente fanno una cosa abbastanza analoga. Gestione articoli consente di vedere quello che già c'è nel contenuto, quello che già è stato pubblicato e eventualmente modificarlo. Per esempio avremo articoli che possono essere aggiornamento, come iniziare, eccetera. Andiamo a vederne uno a caso. Ci sarà un articolo con del testo, forse delle immagini, un titolo, quindi le varie caratteristiche di questo articolo in particolare. Qui abbiamo un testo, questo è il separatore che fa sì che questa è la parte che sarà visibile in home page, questo invece è tutto il resto dell'articolo, che per essere visto dovrà essere navigato all'interno dell'articolo. Abbiamo qui la possibilità di metterlo in. Non abbiamo categorie, non abbiamo altre cose, quindi non abbiamo altre. Qui ci sono varie caratteristiche che sono più specifiche, che vanno studiate di volta in volta. Ogni volta che vogliamo tornare al pannello di controllo, basta fare chiudi oppure salva e chiudi se vogliamo salvare quello che abbiamo fatto. Pannello di controllo, scusate. Scusate, è un po' lento il server, ma ce la faremo. E questo per quanto riguarda il contenuto, sia per quanto riguarda l'amministrazione di quello che già c'è, sia per quanto riguarda invece l'aggiunta velocemente di nuovi articoli con il link nuovo articolo. Gestione categorie consente di creare delle categorie in cui dividere il materiale praticamente. L'articolo può essere catalogato ovviamente in categorie, sopra categorie, sotto categorie e così via. Ovviamente esiste ci sarà la necessità di dare dei nomi. Che indicano quindi che cosa ci sarà in queste varie categorie. In questo caso esistono solo due categorie: notizie e non categorizzato. Se ne possono creare di nuove tramite il pulsante nuovo possono essere a loro volta create delle supercategorie o delle sottocategorie, cioè si può creare una categoria che è una sottocategoria, per esempio, di notizie, e a sua volta così ad albero con altre sottocategorie a sua volta. Oppure si possono creare delle categorie dello stesso valore di queste qui, e quindi stanno sullo stesso livello, e potranno essere pagine, contenuto, eccetera, quello che può essere
utile al nostro sito. Queste sono le cose più importanti, poi ovviamente molto importante nell'amministrazione iniziale è la questione dei menu, che è gestibile da qua, o anche da qua, perché le opzioni sono ripetute sia sul menu testuale lineare qui sopra, sia su queste icone principali. I menu ovviamente sono più di uno, possono essere posizionati in posti diversi nel sito, e il menu ovviamente già è presente perché è stato installato con i dati esempio. Ne abbiamo più di uno, abbiamo il menu principale, il menu utente e il top menu, che sono praticamente questi qua. Questo è il menu principale, come dice anche il nome. Questo è il menu, il top menu, e questo è il menu utente, l'utente è visibile soltanto agli iscritti. Le posizioni del menu, in questo caso andiamo a vederne uno per esemplificativamente. Posizione del menu e le voci che sono al suo interno possono essere modificate entrando nella singola voce. E come vediamo, qui ci sono le varie voci del menu principale e il fatto che questo menu si trova no, questo secondo me si troverà qua perché è un componente, è un modulo. Il modulo menu si trova, vediamo tutti i moduli disposti nelle loro posizioni varie. Il menu principale si trova è pubblico, intanto quindi è visibile a tutti, si trova in tutte le pagine, ed è posizionato nella posizione 7, che in questo caso è questa zona qui. Ovviamente le varie posizioni vanno studiate su ogni Joomla. In questo caso la posizione 7 è sulla colonna di sinistra. Bisogna anche vedere che tipo di template si sta usando, eccetera. Queste sono le funzioni principali dell'amministrazione di Joomla. Ovviamente ce ne sono molte altre, perché abbiamo l'amministrazione dei media, che consente di caricare delle immagini indipendentemente da quello che si vogliono caricare quando si fa un articolo. Gestione degli utenti, che consente di permettere ad altre persone di accedere all'amministrazione con diverse gradi di responsabilità. Si può scegliere tra amministratore totale, praticamente, che è quello che può fare qualunque cosa sul sito, a gestioni più limitate, che magari consentono solo di pubblicare degli articoli, ma non fare altre cose. Qui ci sono altre, questa è la configurazione, un'altra cosa abbastanza importante in cui c'è il nome del sito e altre caratteristiche di gestione importante. Il template è praticamente la grafica che noi vediamo in home page e che può essere modificata installando un template diverso o creandolo ad hoc oppure modificandone uno che è già installato. E queste sono le cose forse più importanti. Poi ovviamente le funzioni sono molto di più e piano piano che uno continua a usare Joomla può dedicarsi anche alle caratteristiche più marginali, ma che sono interessanti e utili anche quelle, e che permettono poi di avere un totale controllo del sito, renderlo completamente adattabile alle proprie esigenze. Per questo oggi abbiamo finito, vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo tutorial.